cosa, è una storia vera. E giustamente dice io devo denunciare questa pallottola e lo fa dai carabinieri. E più o meno le cose sono andate così. Ma non l'ho fatto soltanto per me, devo vivere e pur mangiare e dire a mamma che va tutto bene. Mi sveglio intorno alle 7, mi vesto e prendo il caffè, mi guardo allo specchio e mi dico è un altro giorno con la ciolele. Posteggio davanti alla posta, lì c'è sempre il parcheggio per me. Io faccio il postino, ma solo un pochino, mi resto lo vedi con me. A me, a me. E prendo la mia bella borsa e comincio a controllare quella lettera, quell'indirizzo, la pallottola da consegnare. Il tempo si è fermato, ma continuo a camminare. Mi sento fallito, non so cosa fare, io lo devo. Aspetta, perché se io sono un postino e trovo dentro una busta, una pallottola, il primo pensiero che ho è che lo devo denunciare. Ma son lei, lo faccio per te. Ma son lei, che decido da te. E che la coscienza non so farne senza la posto sempre con me. Piccolo postino, ma sono lele, non sono il postino, ma sono lele, e della coscienza non so farne senza l'apporto sempre con me, e della coscienza non so farne senza l'apporto sempre con me. Bravo, spera, un applauso!
posso tollerare, sorridere, canticchiare, e tutti vengono a salutare. Ma intanto cammino come un cecchino, un bersaglio del peccetto.
Cassato! Ale Cassate! Un nome, una speranza! Giorgio Bovia, la batteria! Hey!